Molto è cambiato sul fronte del marketing in questi ultimi anni. Sostanzialmente diciamo che il marketing sta sempre più elevando quello che è il suo ruolo nella catena del valore dell'impresa. È sempre meno rilevante la dimensione prodotto, diventa invece sempre più qualificante quella che è la capacità dell'impresa di costruire un sistema di interazioni virtuose con il mercato, dove evidentemente il digitale ha un ruolo fondamentale. Questo significa che marketing e il CMO ha sempre meno un ruolo operativo ed acquisisce invece sempre più una valenza di carattere strategica. Deve diventare una sorta di super assistente dell'amministratore delegato. Perché? Perché sta cambiando il contenuto della proposizione di valore. Questo cambiamento, che va in una dimensione esperienziale, porta il marketing ad essere elemento centrale della proposizione del valore, come è stato fino ad oggi il processo di produzione. Vi sono imprese di piccole dimensioni, larga parte del sistema industriale italiano, che in verità stanno affrontando questo tipo di cambiamento mettendo la dimensione digitale come elemento fondamentale. Quindi il Chief Marketing Officer, o comunque il direttore commerciale, perché di queste aziende si parla di direttore commerciale, in qualche modo deve fare un upgrade di competenze cercando di introdurre la dimensione digitale come ulteriore elemento che qualifica il suo portafoglio di competenze. Evidentemente questo è un primo passaggio e non è la soluzione. Vi sono invece grandi imprese con cui interagiamo frequentemente che hanno una prospettiva naturalmente più evoluta e che hanno finalmente quantomeno compreso quanto importante sia, attraverso il Chief Marketing Officer, giocare una prospettiva di integrazione di tutti quelli che sono i punti di contatto tra la marca, tra l'impresa e il consumatore. Questo è un elemento fondamentale perché ci sono imprese che multiprodotto che servono magari lo stesso consumatore, lo stesso cliente e che non hanno costruito una vista integrata. Una vista integrata che invece ormai è indispensabile, come il caso Amazon testimonia. Amazon ha scardinato i paradigmi competitivi tradizionali andando a dimostrare che la classica organizzazione per settori merceologici è sempre meno rilevante, quello che fa la differenza è mettere il cliente al centro e basare tutto sulla conoscenza del cliente. Questo è l'elemento che sta emergendo come consapevolezza nelle grandi imprese. I dati diventano a tutti gli effetti nella catena del valore di un'impresa una sorta di nuova materia prima che deve essere trasformata e appunto finalizzata in un'architettura di interazioni che sia un'architettura di interazione di valore che qualifica la proposizione del valore aziendale. In questo senso, indubbiamente, al direttore marketing, al CMO, viene richiesto di integrare competenze nuove, competenze naturalmente di natura data analytics e non solo. Tuttavia, quello che è importante dal mio punto di vista evidenziare sono almeno due elementi di attenzione. Il primo, di non pensare di attribuire un valore assoluto alla dimensione degli analytics. Cioè, gli analytics aiutano, ma non sono un sostitutivo della capacità di analisi, di interpretazione e di presa di decisione dell'individuo. Questo è un primo elemento molto importante perché si va verso logiche di automation a tutti i livelli, ma che in realtà non è in grado di sopperire a quella che è la valutazione cognitiva che il singolo individuo è in grado di esercitare. Quindi, analytics non come fine, ma come strumento di supporto. Il secondo elemento è legato al fatto che in qualche misura il CMO, per la crescente complessità che l'ecosistema sta affrontando, un banale esempio, il CMO era abituato a lavorare in modo batch per campagne, ora si è sostanzialmente perennemente on presence, in presenza, nello storytelling narrativo con il mercato secondo dimensioni che sono i più noti. Ecco, questo elemento richiede una trasformazione anche organizzativa del CMO, cioè non solo dal punto di vista delle competenze. Il CMO in qualche modo diventa un orchestratore di risorse e un orchestratore di interazioni con fornitori di servizi che possono essere interni e esterni. Dico questo perché? Perché la complessità e la proliferazione di touchpoint da un lato richiede
un sempre maggior numero di attori, e quindi questo enfatizza, esplicita la dimensione dell'orchestrator. Ma dall'altro c'è anche un tema di progressiva specializzazione dei compiti. Ad esempio, è probabilmente sempre più critico quel tipo di approccio tradizionale in cui l'azienda, il CMO, interagisce con una singola agenzia. Da questo punto di vista, la crescente complessità dei task potrebbe indurre verso logiche di maggiore specializzazione che ancora una volta enfatizzano questo ruolo di management integratore che potenzialmente può assumere il CMO.